Tu vuoi ci lagare, vorremmo tutto per sapere, tutto tutto. Non Ah, cominciamo qua, passiamo. va bene. La punizione per chi non pagava la cocaina acquistata dal gruppo di spacciatori era questa, una quotidianità con la violenza che induceva uno di loro, un nonno, ad affidare alla nipote di 11 anni il conteggio delle banconote ricevute dai clienti in cambio delle dosi. L'indagine della polizia si è conclusa la scorsa notte a Partinico con un totale di 30 ordinanze di custodia cautelare. L'inchiesta era stata avviata nel 2019 dopo la richiesta di aiuto rivolta dalla madre di un ragazzo tossicodipendente agli agenti del commissariato di Partinico, una denuncia che ha permesso di risalire a un gruppo di spacciatori guidati da due pluripregiudicati, una rete dello spaccio che da Partinico era capace di raggiungere Mazara del Vallo, forse anche grazie al ruolo di uno degli arrestati, mediatore di contrasti con altri gruppi di spacciatori, in passato chiamati in causa in indagini antimafia. Lo spaccio della cocaina era un'attività redditizia, come dimostrato da quest'altra intercettazione. 36 e 180, 180 sono 116. 216, questi sono. Bravo, vero? Dopo la richiesta di aiuto rivolta alla polizia dalla madre, il figlio tossicodipendente non è riuscito comunque a liberarsi dal consumo della cocaina. Il questore di Palermo, Laricchia, sottolinea comunque il dato positivo di quella denuncia. Le persone riescono ad affidarsi alla legge dello Stato e quindi a superare quella che era purtroppo tradizionalmente l'essere soggiogati dalla legge delle organizzazioni criminali.